Buonasera a tutti, benvenuti alla nostra classica puntata del lunedì sera in orario aperitivo, quattro chiacchiere subacquee. Anche questa sera abbiamo degli ospiti molto importanti, degli amici di ICMAS CDC. Vado però prima di tutto a vedere se c'è collegato il mio compagno d'avventure, vediamo se è già in linea. Gianni Marchesini, ci sei? Ci sono, ci sono. Eccolo, cioè, arriva dall'oltretomba, ma appare anche in video. Buonasera Gianni, benvenuto tra noi. Ciao, buonasera. Buonasera a Desumo tutti. che hai il Ciao, Gianluca. riscaldamento staccato, Desumo che hai il riscaldamento staccato dal giaccone sulle spalle. Sì, perché gli uffici sono già chiusi e quando gli uffici chiudono spengono tutti i termosifoni. Perfetto, invece dall'altro studio di Bologna al caldo abbiamo Valerio Venturoli. Buonasera Ciao a Valerio. tutti, ciao Gianni, ciao Gianluca. Siamo sicuri che sia al caldo, Valerio Venturoli. No, beh, sicuramente, nel senso che adesso non lo vedi, ma prima era addirittura con la t-shirt, quindi era proprio accaldato. Allora, stasera abbiamo un ospite particolare, che ci ha fatto un po' invidia in questi giorni, perché noi eravamo chiusi in casa, io addirittura in lockdown già da 2 settimane. Lui mi scriveva che doveva andare al mare, quindi ci dovevamo sentire più tardi, ma lo chiamiamo subito Mario Romor. Buonasera Mario. Ciao a tutti, buonasera. Ciao Allora, Mario. Mario, benvenuto fra noi, benvenuto a Quattro Chiacchiere Subacquee. Tu sei Grazie. uno dei soci fondatori di Slow Dive, che è l'associazione che si occupa dell'organizzazione di un importante concorso fotografico subacqueo. Però, prima di tutto, raccontaci che cos'è Slow Dive. Slow Dive è un'associazione che raggruppa degli amici che si incontravano, sai, qui io sto in Sardegna, vicino a Olbia, in Gallura, e abbiamo tanto lavoro di subacquea durante la bella stagione, poi a un certo punto tutto si ferma e i diving chiudono, e quindi questi disperati, ammalati di voglia di andare sott'acqua si trovavano e piano piano abbiamo cominciato a trovarci sempre più frequentemente, con una certa cadenza abbiamo deciso di mettere in piedi un'associazione. E l'idea era proprio quella di cercare di andare in acqua anche tutto l'inverno, anche dalla riva, anche in acqua bassa, per comunque non rimanere con la pelle all'asciutto, ecco. Allora, io ho fatto apparire tramite la nostra regia la foto di un posto meraviglioso e posso assicurarvi che è meraviglioso perché quest'estate ero proprio lì in vacanza, quindi non posso assolutamente mentire da questo punto di vista. È l'isola di Tavolara che si vede in lontananza, no? Quella che vediamo dove praticamente non so se sorge o tramonta il sole, credo che sorga vedendo la direzione dell'isola. All'isola di Tavolara è organizzato un concorso fotografico molto importante. Noi adesso, man mano che parleremo, vedremo anche qualcosa dei fondali dell'isola di Tavolara, giusto per capire di che cosa parliamo. Però intanto, Mario, se ci vuoi raccontare questo concorso particolare che si chiama In e Out, che ha una caratteristica particolare che poi ci spiegherai bene, e ovviamente ti prego di coinvolgere anche Gianni e Valerio in quella che è la storia di questo concorso, perché penso che loro siano comunque due personaggi che hanno creduto, no, in questo concorso. Quindi a te la parola, raccontaci un pochino che cos'è questo In e Out concorso di fotografia subacquea. Sì, prima di tutto dico proprio che è un concorso che ha avuto un buon successo e che ha avuto questo successo grazie anche a tutti quelli che ci hanno dato una mano e che ci hanno creduto, come giustamente dicevi tu poco fa, e tra questi sicuramente anche CDC ICMAS, Diving Center Italia, con Gianni e con Valerio, che insomma ci hanno sempre dato una mano, ci hanno appoggiato, hanno fatto arrivare concorrenti. Non abbiamo mai avuto la fortuna di averli presenti direttamente sul campo, ma molti dei loro, chiamiamoli uomini, no? Sono stati tra noi e ci hanno aiutato tantissimo, sia nella giuria e anche concorrenti molto bravi, tra l'altro. L'idea era quella di fare un concorso che portasse un po' in giro il fuori stagione, facesse vedere com'è sotto e sopra questi luoghi, no? La prima parte, i primi anni, abbiamo lavorato nella zona di Golfo Aranci e negli ultimi anni, adesso qui nel comune di Loiri, Porto San Paolo, anche il comune ci dà sempre una grande mano, e nell'area marina protetta di Tavolara, Punta Coda Cavallo, con la partecipazione sempre in prima persona del direttore dell'organizzazione dell'area marina protetta che ci hanno fatto, insomma, ci hanno permesso di sviluppare all'interno di quest'area protetta un'attività come questa. Perdonami, Mario, perdonami se ti interrompo. Le foto che stiamo vedendo sono appunto i fondali dell'area protetta.
Sì, considera che noi cerchiamo sempre di utilizzare come location per il concorso siti, tra virgolette, comuni, no? Senza andare sulle immersioni più blasonate. Qui siamo in parete a Tavolara, in un punto che si chiama Teglia Liscia, quella che vedete lì a mezz'acqua è una modella subacquea, questa foto è stata fatta da Miho Tsuruoka, che è mia moglie, che non vedo dal 28 di dicembre, perché sta in Giappone, dalla mamma. E lei, tra l'altro, è stata sempre il presidente di giuria. La giuria è composta da un sacco di personaggi famosi, magari li vediamo dopo. Sì, comunque questi sono i fondali sostanzialmente di Tavolara. Tutte le volte che è stato possibile, grazie alle condizioni meteo adatte, siamo sempre andati a Tavolara, perché Tavolara garantisce buona visibilità e facilità di lavoro, perché in un concorso fotografico estemporaneo come questo, i concorrenti agguerritissimi vogliono andare fondi, ma vogliono poi avere anche la possibilità di stare in acqua bassa. Questa foto mostra una giuria di un anno, una giuria importante, tra l'altro, perché se ci possiamo fermare un secondo, visto che c'è la foto, ve lo dico. Abbiamo i Bottoli, i famosi Bottoli, che sono Cipriani, Anna e Settimio, pluri campioni mondiali di fotografia subacquea, e Miho Tsuruoka, che è, come vi dicevo, mia moglie, ed è una fotografa molto famosa giapponese, e lei è il presidente di giuria. Poi vediamo Roberto Porcu, che è il presidente di Slowdive, e questo al centro, lo vedete lì al centro, a fianco a Adriano, quello è Adriano Occhi, che conoscete sicuramente, è abbastanza famoso dalle vostre parti. Poi Carlo Ravenna, questo sulla nostra destra, in primo piano, è Gilio Trainito, che è un divulgatore di scienze del mare. E Francesco Pacenza, che è il secondo da sinistra tra Miho e il Botolo, anche lui è un fotografo molto famoso. Insomma, questo è un esempio, ecco, di giurie di un certo tipo, no? E questa è una delle caratteristiche del concorso. Il concorso si svolge in estemporanea, quindi il giovedì sera presentiamo il concorso, presentiamo tutti i partner, eccetera, eccetera. C'è sempre il solito discorso, no? Arriva il comune, arriva l'area media protetta, si fa la rassegna stampa e poi dopo si fa un briefing operativo, quello di solito tocca a me, e andiamo il giorno successivo, il venerdì mattina, generalmente verso le 9, si va in acqua. Hanno tempo tutta la durata della loro bombola per fare un'immersione, quindi tutti vogliono bombole grosse per andare sott'acqua. Tavolara ha la caratteristica che, essendo una parete, uno sta in acqua da 30 metri, che è il limite massimo che noi diamo, perché non vogliamo, insomma, che la gente vada a sprofondare, fino in superficie, perché poi una volta che hanno finito la bombola, entro lo scadere del tempo, possono continuare a far foto anche facendo snorkeling, non possono fare apnea, ma snorkeling. E si ritorna da Tavolara, consegnano le foto fatte su schede che sono state, diciamo così, validate dai giurati, e comincia il grande lavoro poi delle foto fuori dall'acqua. In e out sta a significare proprio questo, no? Sia sotto che sopra l'acqua, e dove si cerca di promuovere un po' il territorio, specialmente la parte naturalistica, che è quella che ha Slowdive. Diciamo che Slowdive ci tiene tantissimo a questo aspetto. Infatti il nome Slowdive deriva proprio dall'andare in acqua lentamente per imparare a conoscere quello che si vede ed imparare ad apprezzare qualsiasi cosa che noi troviamo in acqua e qualsiasi punto di immersione, non solo quelli più famosi. Ecco perché, tornando a quello che dicevo prima, non andiamo a fare il concorso fotografico alla Secca del Papa, perché è bella, è piena di gorgoni e piena di cerni, ma andiamo in un punto qualsiasi e lì si vede se il fotografo è bravo oppure no, e si vede qual è la media, insomma, la limpidezza dei fondali, come è fatto il fondale, com'è il posto. Gianni, veniamo a noi. Stiamo parlando di un altro concorso fotografico dove CDC ci ha messo del suo, no? Quindi dove CDC è intervenuta anche per aiutare gli organizzatori e per dare una mano. Perché all'epoca fu scelto anche questo concorso fotografico In e Out? Cos'è che vi ha colpito? Non so se fare questa domanda a te o a Valerio, ma qual è il motivo per cui CDC ha deciso di sposare anche questo tipo di concorso particolare, da quello che racconta Mario, questo abbinare le foto interne con le foto esterne? Credo che sia una cosa un pochino particolare, no?
Il microfono Gianni è spento. A me sicuramente la prima cosa che mi ha colpito è stato il fatto che fosse in estemporaneo e quindi che fosse un bel raccordo anche con quello che sono un po' le sensazioni che si vive raccogliendo immagini dal vivo, scattate e poi valutate. E l'altra cosa era di abbinare il sopra e il sotto l'acqua, cioè di mettere in relazione le meraviglie del sopra con la stupefacenza del sotto, e poi non ultimo il fatto che con Mario abbiamo, diciamo così, abbiamo collaborato da quando ci siamo conosciuti e abbiamo scoperto che abbiamo tante cose in comune. Non la fotografia subacquea, nel senso che io non sono un fotografo subacqueo, ma ho sempre creduto nella fotografia subacquea come veicolo, come ho già detto anche nei precedenti incontri con chi si occupa di concorsi e di tecnicismi di fotografia. Ho sempre pensato, insieme a Valerio, che è stato uno dei miei, diciamo così, fari illuminanti rispetto alla fotografia subacquea, ho sempre pensato che fosse uno strumento, una modalità che porta in superficie quello che per noi subacqueo è scontato che sia sotto, ma per chi non, sotto non va, ha il modo di poter vedere che cosa c'è lì sotto e quali sono anche le modalità con le quali dal di sotto si portano sulle immagini. E questo è un po' stato il motivo, lasciando stare il fatto che l'andare sott'acqua piano piano direi che è quello che ci accomuna più di tutti a Mario, perché siamo ormai ad un'età che siamo quei subacquei che andavano per forza sott'acqua piano piano, cioè ci si andava sempre in arrivo in sostanza quando noi eravamo ragazzi, e quindi riproporre questo mod a me è piaciuto molto. Però devo dire che qui Valerio è quello che ci ha messo lo zampino molto più di me. Valerio, ho una curiosità che ne abbiamo parlato forse qualche volta nel fuori onda, poi ho visto che tantissimi concorsi fotografici hanno inserito, penso che sia il caso anche degli amici di In-Out, la categoria delle macchine compatte nelle nuove tecniche fotografiche. Tu che sei sul campo, Valerio, quanto è cambiata questa voglia di fare la fotografia subacquea da che sono arrivate le ultime macchine digitali a dei prezzi anche decisamente più accessibili per chi si voleva avvicinare a questo mondo? Una volta o si partiva con la Nikon o le foto subacquee dovevi guardarle fatte dagli altri. Quanto ha influito secondo te questo rendere un pochino la fotografia subacquea per tutti nella crescita di questo tipo di materiale per quanto riguarda le nostre immersioni? Il microfono, Valerio. Sì, l'ho capito. Come in tutte le cose, quando si rendono semplici le cose, c'è una certa divulgazione, cioè nel senso che la gente è più interessata a farlo. Purtroppo vedo che poi rimangono delusi sul risultato, perché il risultato, pensano che prendere la bella macchina, la compatta e tutto diventi un risultato quasi scontato. Invece l'iniziativa che fa Mario, che è quello di essere, avere questa estemporaneità, cioè andare sul posto e fotografare quello che c'è, cercando di fare belle foto in quel senso, è molto importante far capire a chi si approccia all'ambiente fotografico, anche con macchine molto, molto sofisticate, anche se il prezzo si è abbassato. Abbiamo perso Valerio, mi sa. Intanto che vediamo di riprendere il collegamento con Valerio. Mario, volevo... Credo che quello che stesse dicendo Valerio, non credo, perché con Valerio ci siamo consultati tante volte, il fascino di questo concorso che lo rende unico nel suo presentarsi
è che la fotografia ha un significato rispetto all'ambiente, non rispetto alla fotografia, o perlomeno non solo rispetto alla fotografia. E quindi è un concorso che mi pare poi di aver visto anche nel tempo, per quello che è la mia piccola competenza, non ha mai dato luogo a quelle diatribe che alcune volte invece nei concorsi si va un po' costituendo. Questo credo che sia la parte meravigliosa di questo concorso, cioè lì non c'è una fotografia per i fotografi, ma c'è una fotografia raccolta dai fotografi per il mondo dei subacquei. E questo è un fatto bello, ma direi che Mario ce l'aveva già raccontata così, un gruppo di persone che si incontravano e che hanno deciso di andare in quella direzione. Mentre ti ridò la parola, scusa. Vai Valerio, che sei riconnesso. Ragazzi, io bisogna che torni ad usare il mio studio mobile perché ho cambiato anche wireless e continuo ad andare via. Comunque la prossima verrà effettuata dallo studio mobile. Cioè non... Allora Mario, lo studio mobile è la smart dell'ACMAS CDC, perché tu non lo lo sai, so, lo so. Valerio si collega dalla smart. Lo so. Allora Valerio, Per finire, il fatto che a me piace molto di questo concorso fotografico di Mario è appunto l'andare sul posto e fotografare quello che c'è, senza andare sicuramente in posti dove ci sono più soggetti da fotografare, ed è quello che dovrebbe entrare a chi appunto inizia a fare fotografie subacquee, cioè cercare. No, ce lo siamo giocati. Io adesso ne approfitto. Slow Dive parte con un gruppettino di amici, e di questo gruppettino di amici, prima uno o due avevano una macchina fotografica, adesso, grazie a quello che diceva proprio Valerio, cioè questa facilità di approccio alle macchine fotografiche, tutti hanno la macchina fotografica, ma ricollegandoci al ragionamento sull'ambiente e al nome Slow Dive, il fatto di avere la macchina fotografica diventa quasi di più la necessità di portare fuori e far vedere agli altri quello che tu hai incontrato sott'acqua, e ancora di più portarti a casa quello che tu hai incontrato sott'acqua, perché poi, se non sai come si chiama nome e cognome lì sotto, con la fotografia a casa ci lavori, l'immersione si protrae anche a casa, in salotto, dove tu cerchi con quell'animaletto che hai fotografato di scoprire che cos'era. E questo, secondo me, crea un aumento della passione verso il mondo sommerso da parte dei subacquei, che di conseguenza porta alla voglia anche di proteggere l'ambiente, che è l'altra mission importante che abbiamo attraverso questo concorso e attraverso l'associazione Slow Dive. È Certo. importantissimo, se la gente si appassiona all'ambiente e quindi anche alla fotografia subacquea, che è il mezzo, automaticamente poi dopo sta anche attenta a casa a quante volte apre il rubinetto, quante volte accende la luce, quante volte prende la macchina piuttosto che andare a piedi. E questo anche è, secondo me, un aspetto molto importante. Mario, una domanda tecnica. Io sono un subacqueo fotografo assolutamente dilettante, quindi perdonami se magari dico una castroneria. I vostri concorrenti consegnano la schedina che quindi rappresenta le foto così come sono scattate, senza croppature e senza correzioni. Quindi il giudizio viene dato sulla foto così come viene scattata, senza nessun tipo di regolazione in post-produzione? No, lasciamo fare la parte che i tecnici chiamano relativa allo sviluppo, che vuol dire si può croppare una certa percentuale, si può regolare i livelli e la luce. Questo perché? Perché negli anni poi questo concorso è diventato un po' una scuola di fotografia, cioè proprio durante il concorso abbiamo contemporaneamente fotografi molto, molto, molto famosi, perché abbiamo avuto gente come Martina Gambirasi, Davide Salvatori, Claudio Zori, cioè gente fortissima e fortissima anche tra i giurati, che è gente che magari è la prima volta che ha una macchina fotografica e partecipa al concorso perché vuole essere lì e fa parte di questo evento. E quindi piano piano si è sviluppato questa voglia di permettere a queste persone poi di migliorare la foto anche successivamente, ma senza grandi artifici, senza cancellando cose, facendo inserimenti, eccetera, eccetera, ma solo queste due cose, il crop e
L'orientamento della foto, anche che a volte sai, una foto girata cambia completamente risultato, come capacità di catturare poi lo sguardo dello spettatore. E quindi sì, queste cose le facciamo, ma solo queste. E prima mi hai chiesto, mi hai detto, guarda questa foto, queste due ragazze sorridenti. Lì abbiamo una pluri, che è Anna Cipriani, pluri campionessa del mondo di fotografia, con una ragazza che ha appena cominciato ad andare sott'acqua con la macchina fotografica, e lei lì in diretta, durante lo sviluppo della fotografia, gli spiegava proprio questo discorso dell'orientamento della foto, cioè di come girare una foto per renderla più apprezzabile da chi poi la guarda, ecco. E questo è proprio il simbolo, diciamo, del lavoro che facciamo. Pensa che in quei 3 giorni lì hai questi mostri della fotografia insieme con gente in erba, gente più bravetta, che insieme, insomma, lavorano e diventa un laboratorio estemporaneo, oltre che concorso, che è la parte forse più bella. Beh, Gianni, potremmo andare l'anno prossimo, eh? Cosa dici? È il decimo anno, vi vorrei qua. Allora, in realtà il decimo anno era quest'anno, però mi raccontavi che abbiamo fatto finta che quest'anno non ci fosse, e quindi certo, la decima edizione sarà il prossimo anno. Sì, sì. Allora, noi ti invitiamo anche, se riusciremo a fare l'Eudi, presso il nostro stand dell'Eudi, dove abbiamo intenzione di portare questa trasmissione proprio all'Eudi, quindi per poter trasmettere poi durante l'Eudi degli incontri in diretta con i nostri ospiti. Quindi sarai sicuramente un ospite molto gradito, e magari potrai già raccontarci qualcosa dell'edizione del decennale, che mi raccontavi che era prevista con tantissime feste, tantissime iniziative, e purtroppo sono state annullate da questo, da quello che è successo. Ti sì, faccio un'ultima domanda, Mario. Come vedi il futuro della fotografia subacquea nell'ambito della subacquea che sta cominciando a tornare in questo momento? Cerco di essere più preciso. Abbiamo una subacquea che ha passato degli anni dove eravamo subacquei tutti brevettati e si andava a cercare dei limiti sempre maggiori. Invece negli ultimi anni stanno tornando ad avvicinarsi i subacquei, quelli neofiti, quindi i subacquei di primo livello. Come pensi che la fotografia possa servire per aumentare l'appartenenza di un subacqueo una volta brevettato alla nostra categoria? Ormai quasi tutte le didattiche hanno dei corsi molto base di fotografia subacquea. Cosa ne pensi? Allora, penso, a proposito dei corsi, che i corsi debbano essere semplici perché debbono scattare la molla di voler provare. Se noi facciamo un corso troppo tecnico, la persona si un po', tra virgolette, si spaventa, dice ma come non sarò mai un fotografo subacqueo, e quindi abbandona. Quindi la semplicità di approccio è importante, tanto non riguarda la sicurezza della fotografia. In tanti anni che vado in acqua, che vedo fotografie subacquee, la prima volta oggi ho letto una notizia di uno che si è ferito con una macchina fotografica e esploso sopra, ma non è mai successo. L'ho letto anch'io, ma non ci credo troppo da come è stato spiegato. Non è mai successo niente, quindi diciamo che non c'è di mezzo la sicurezza, quindi si può andare light sulla formazione che riguarda la fotografia, perché quello che conta è attaccargli, come dico io, una brutta parola, no? Dico attaccargli la malattia, in questo periodo sarebbe da non dire proprio. Però, insomma, mettergli addosso la passione per la fotografia. E questo, secondo me, crea motivazione, perché oggi, specialmente tra i giovani, le motivazioni sono o fare qualcosa che crei tanta adrenalina, e quindi la subacquea ormai non viene più vista come una cosa che crea tanta adrenalina, oppure dare qualcosa da fare, che comunque diventa una sfida, cioè la capacità di portare a casa, di catturare un pesce che passa, di identificare una specie, di trovare una specie rara e di portare a casa la foto, e così magari poter avere più voglia poi di tornare in acqua e di rimanere coinvolti in attività subacquea. Questo penso che la fotografia subacquea da questo punto di vista possa dare una grande mano. E ritorno lì sul discorso della voglia poi anche di proteggere l'ambiente. E quando un subacqueo si sente coinvolto a questo punto, è sempre più difficile che poi appenda le pinne al chiodo, cioè svolge un ruolo importante. Adesso, per esempio, sta andando tantissimo questo discorso del citizen science, e sott'acqua più che fuori i ricercatori hanno bisogno di occhi e di obiettivi. Quindi è importante, no? Adesso, per esempio, il monitoraggio delle specie aliene
vanno in acqua migliaia di subacquei durante un'estate e vedono che cosa c'è sott'acqua e possono riportare i dati che poi servono alla comunità scientifica. Con una macchina fotografica in mano questo dato ha un valore molto molto più grande, perché c'è il documento che è vero che tu quella specie l'hai vista e in che quantità l'hai vista e dov'era, per cui è molto importante la fotografia subacquea anche da questo punto di vista, anche per il discorso dello sviluppo della conoscenza dell'ambiente e poi arrivare a proteggerlo. Gianni, infatti proprio CDC mette spesso insieme quelli che sono i corsi, unendoli anche alla fotografia subacquea. Mi viene in mente proprio un evento fatto qualche giorno fa in diretta internet, dove la fotografia subacquea è stata una parte molto importante per la realizzazione di uno studio fatto in un lago per dei reperti archeologici. Quindi diciamo che noi come associazione ECMAS CDC abbiamo da subito, no, sposato questa nuova moda delle macchine fotografiche digitali subacquee, da dare in mano proprio anche ai nostri ragazzi che fanno i corsi di archeologia per fare fotoidentificazioni, per vedere un attimino di portare quello che facevano sul campo anche fuori dall'acqua. Correggimi se sbaglio. Microfono. La documentazione fotografica per un ambito di ricerca è fondamentale. Se poi pensiamo che, facendo riferimento al luogo di cui hai parlato prima, che l'Accademia delle Scienze di Ferrara ha presentato la pubblicazione di un lavoro fatto dalla nostra responsabile scientifica, lì è molto importante portare a casa delle documentazioni, perché non c'è sempre la visibilità. Per cui trovare il modo di rendere una fotografia utile non è così semplice, per cui anche dal punto di vista del potersi immergere con quelle qualità di acqua, fa sì che poi quando sei lì l'impegno che metti nella fotografia sia fondamentale, perché rimane un documento e non un documento reperibile così facilmente. Ecco, fotografare anche qualcosa che è stabile sul fondo non è detto che tu ci riesca durante tutto l'anno, e quindi hai bisogno anche di una qualità fotografica per poter realizzare qualche studio anche dal tuo studio di casa. Questo è la cosa bella che diceva Mario, è rispettare si dovrebbe fare per etica, e poi dopo nel corso del tempo ci hanno detto che bisogna anche farlo per morale, ma siccome sono due ambiti che sono leggermente in disuso, io dico che non ci sia niente di meglio del conoscere per rispettare. È molto difficile che a qualcuno, al di là dell'etica, al di là della morale, gli venga in mente di rispettare un ambiente, un luogo, soggetti, animali, se di questi animali conosce solo il modo con cui vengono messi nelle cassette o con cui vengono portati o del suo prezzo al chilo. Ecco, direi che anche dalle immagini che Mario ti ha mandato e che abbiamo presentato e che hai presentato stasera dallo studio, si evidenzia una cosa: le immagini sono immagini belle, ma che non prendono in considerazione animali che lasciano stupiti, ma che non tutti sanno che ci sono. Ora capita spesso di vedere nei concorsi che sono vinti dallo squalo balena, dalle mante, dagli squali. E lì credo che le giurie in e out sia piuttosto complicato, perché le immagini vanno raccolte attraverso lo sguardo del subacqueo, non solo le possibilità che questo sguardo può avere in luoghi dove. E questo è un lavoro diverso dagli altri, che non è né di più né di meno, però ci è sembrato corretto stare all'interno di questo progetto ed essere utili allo sviluppo di questo progetto, così come abbiamo cercato di essere utili allo sviluppo del progetto di altri, perché ognuno di questi progetti, noi siamo dentro, ha delle caratteristiche, e tra le caratteristiche di questo c'è intanto l'estemporaneità e la semplicità. E quindi che altro dire? Benissimo, direi Mario che abbiamo fatto un bel excursus. Ovviamente la trasmissione è a tua disposizione nel caso tu volessi reintervenire per parlarci di qualcosa d'altro, anche
di un particolare progetto che la tua associazione vuole fare o sta tenendo in considerazione di fare. Quindi le nostre porte sono assolutamente aperte. Prima di ringraziarti, vorrei far fare a Gianni il compito che di solito fa Valerio, ma più che altro perché c'è un importante appuntamento domani sera, Gianni, che mi pare doveroso ricordare per i nostri istruttori. Quindi se lo vuoi ricordare tu, l'appuntamento su Zoom di domani sera, facciamo un servizio anche per quelli che sono i nostri istruttori che seguono la trasmissione. Sì, chissà mai se è un importante appuntamento. Quello che a me più preme, che a noi più preme, è di avere un appuntamento con i nostri associati, con i presidenti delle società, con gli istruttori e con chi questi decidono di invitare a questo appuntamento, perché come di solito succede in ambito Mass Diving Center, novembre è il mese dei forum, il mese in cui noi incontriamo tutti e il mese in cui facciamo un po' il punto su quel che si è fatto e su quel che si vuol fare. Domani sera non vuole essere un forum, ma vuole essere almeno un momento in cui ci troviamo tutti come dei francobollini in questi schermi, però almeno un segno che siamo presenti e che abbiamo delle cose da proporle, anche se il periodo non è felice, devo dire, dal punto di vista del pensare a un futuro. Però poi, siccome noi siamo già a futuro, tanto vale che ci parliamo come futuristi o come futuristici. Bene. Mario, quindi ringraziamo tantissimo, speriamo che tu ti sia divertito in queste quattro chiacchiere e speriamo di averti presto ospite di nuovo insieme a noi. Grazie. Mi trovate, basta trovare il modo e il tempo, però vengo volentieri perché insomma mi sento parte della famiglia, sono anche un istruttore vostro e quindi fa molto piacere poter fare, partecipare. Vi ringrazio per l'opportunità, grazie mille. Ecco, è tornato Venture, eh? È tornato Venture, grazie. Allora a Venture gli facciamo ricordare gli appuntamenti social, abbiamo già ricordato l'appuntamento di domani sera, Venture, per i nostri istruttori, quindi vai con gli appuntamenti social e poi salutiamo i nostri ascoltatori. È nello studio mobile, eh? Qua dallo studio mobile... vi ricordo gli appuntamenti che sono il mercoledì la riproposta delle puntate di quattro chiacchiere subacquee, dovevo dare una precedenza ed ero un po', vabbè, comunque sono a posto, e quindi è il del venerdì di Matanus Community. Ciao a tutti dalla Botmobile, sono Valerio. Va bene, ciao a tutti, ci vediamo lunedì prossimo sempre alle 18.30. Ciao Mario. Gianni, con chi saremo in linea lunedì prossimo? Lunedì prossimo saremo in linea, è una sorpresa. È una sorpresa, lo so, diciamo siamo stuzzicati, ma è un ospite che abbiamo già avuto, credo. L'abbiamo già avuto. Lo diremo in settimana, va bene. Grazie ciao Mario. Tutti. Grazie Venture, direttamente dalla webcam della sua Formula 1. Grazie Gianni, alla prossima. Ciao Gianluca, grazie. Ciao. Grazie mille.